Buongiorno, sono Carla Fabiana Chesserini, professore ordinario al Politecnico di Torino, Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni. Perché ho scelto una carriera nelle STEM? Questa è un'ottima domanda perché non è chiaro interamente nemmeno a me. Ero brava a matematica alle scuole medie, poi ho fatto il liceo classico, quindi vuol dire che ho studiato greco, latino, filosofia, storia, quindi sapevo poco di matematica, quasi nulla di fisica, ma dopo le scuole superiori sapevo una cosa che volevo cambiare e siccome ero abbastanza brava a matematica, quel poco che sapevo ovviamente, decisi di intraprendere degli studi universitari in un altro ambito. Ero molto incerta tra economia, matematica e ingegneria. Alla fine decisi ingegneria un po' per caso. All'inizio è stata senz'altro dura, ma ho trovato la mia strada, il mio modo appunto di fare una carriera nel mondo STEM, e devo dire che soprattutto all'inizio è stato molto molto importante l'aiuto di altre persone, di compagni di università, degli amici. Per me, perché pone delle sfide continue. Questa forse è la cosa che più mi piace, che più mi appassiona, ma anche la possibilità di imparare e capire nuove cose continuamente, di interagire molto con altre persone, il lavoro chiaramente di gruppo con altre persone è molto importante, e poi il fatto che c'è una consapevolezza di poter avere un impatto sul progresso tecnologico, sulla vita anche delle altre persone. Innanzitutto, lavorare nelle STEM è divertente e poi insegna ad affrontare problemi, a cercare soluzioni, e questo non solo nella vita lavorativa ma anche nella vita personale. Insegna a perseguire i propri obiettivi senza arrendersi, a realizzare, voler realizzare i propri sogni, che possono appunto riguardare, come dicevo, non solo la vita professionale ma anche qualsiasi altra ambizione che una persona possa avere. Perché molte di loro sono brave, molte di loro hanno questa passione, e il fatto che ci siano così poche ragazze in ambito STEM è allora dovuto a dei condizionamenti probabilmente esterni o a dei condizionamenti culturali, ma questi condizionamenti devono essere rimossi. È quindi importante incoraggiare, ispirare le ragazze che si sentono portate per una carriera STEM a intraprenderla. E penso veramente che ognuno debba seguire le proprie passioni e debba essere libero di seguire le proprie passioni senza timori e senza paure.